lo conoscerà, ci sarà il proprio nome su quel tesserino e starà con noi alla prossima legislatura a votare delle leggi utili per la collettività all'interno del Parlamento italiano. Grazie a tutti e vinciamo noi. Allora signori, siamo 2400 in streaming. Iniziamo velocemente con alcuni ringraziamenti. Dopo questo tour della la tappa di Palermo del Non ci fermate tour, il primo ringraziamento va alla Boldrini. Va alla Boldrini perché ci ha permesso di sentire le parole di Alessandro, di Maglio, di Simone, di Diego e di tanti altri. Il secondo ringraziamento va alle nostre compagne, alle nostre mogli, ai nostri figli, ai nostri parenti che ci sopportano nonostante l'assenza dovuta all'attivismo, al lavoro, ai tanti problemi della vita quotidiana. L'altro ringraziamento, anche se sono persone che voi magari non conoscete o non vedete, va ai nostri collaboratori che nell'ombra lavorano insieme a noi per fare tutto quello che vi hanno descritto i ragazzi. Un altro ringraziamento, e questo deve essere chiaro perché non siamo dei singoli individui ma siamo una squadra, va anche ai ragazzi dell'ARSI che abbiamo in Parlamento come Salvatore Siracusa, Claudia La Rocca, Giorgio Ciaccio e Gian Piero Trizzino, 4 dei 14 ragazzi che abbiamo all'ARSI. Un'altra cosa che deve essere chiara, che in Parlamento come palermitano non c'è solo Nuti, ma c'è una squadra senza la quale questo gruppo forse non avrebbe la stessa forza, la stessa onestà. E quindi il mio ringraziamento va anche, e il nostro ringraziamento va anche a Claudio Mannino, a Chiara Di Benedetto, a Loredana Lupo che non vedo, e a Giulia Di Vita che oggi non sta tanto bene ed è a casa. Un ringraziamento mio particolare a Davide Faraone. Se qualcuno l'ha visto, gli ricordi che ancora aspetto la querela. Sono passati più di 100 giorni e non c'è stata. Per legge aveva 90 giorni di tempo per farmi la querela per quello che avevo raccontato in Parlamento e non è accaduto nulla. Lo possiamo anche raccontare, ma oggi il PD ha fatto meglio perché, come avete visto, mister preferenze, cioè colui che aveva preso il maggior numero di preferenze in tutta Italia alle primarie del PD, Franco Antonio Genovese, non se la passa tanto bene e quindi potremo raccontare anche di lui. Detto ciò, fra poco, come saprete, ci saranno le europee, ma ci saranno anche le comunali, e le comunali per il Movimento 5 Stelle sono il momento più difficile. Lo sappiamo benissimo a Palermo, dove quando ancora non era scoppiato il boom del Movimento 5 Stelle, prima di Pizzarotti per intenderci, prima delle elezioni in Sicilia all'ARS, il Movimento prendeva percentuali dell'1-2% in tutta Italia. Ecco, a Palermo abbiamo preso il 4,3, non ce l'abbiamo fatta perché solo in Sicilia lo sbarramento è al 5%, e quindi l'opportunità di avere uno o due consiglieri comunali non l'abbiamo avuta. Però avere dei consiglieri comunali dentro le istituzioni, dei cittadini dentro le istituzioni è fondamentale perché si scoprono tutti gli imbrogli che avvengono all'interno degli appalti, all'interno delle gare, tutti gli sprechi che questa macchina comunale con il sindaco che lo sa fare, con Puliremo Palermo, questo quando era in campagna elettorale diceva Palermo diventerà come prima, la primavera e così via. Ecco, è fondamentale questo e ora vi presenterò quantomeno tre persone che parteciperanno insieme al proprio gruppo alle liste, alle comunali di Bagheria, di Termini Merese e di Monreale. Vi lascio con un messaggio, facciamo presentare un attimo loro e poi vi salutiamo. Allora, il primo messaggio che vi devo dire è: giovedì 3 aprile alle ore 18 c'è un sit-in davanti alla prefettura in via Cavour per Di Matteo.
vi chiediamo di partecipare, chi può, chi magari è libero, chi finisce da lavoro, chi può prendere un'ora di permesso, vada, perché queste sono persone che lavorano anche per noi. E il secondo messaggio è per coloro che magari sono lì in fondo, magari li conoscete solo in ufficio, li incontrate ai supermercati e così via, e spesso dicono: no, ma io non ci vado a votare, io sono stanco di votare, è da 10 anni che non voto e non c'è motivo di andare a votare, come poc'anzi un signore mi ha detto in un ufficio. Allora io dico: signori, qua abbiamo delle persone prima di tutto oneste, che fanno 2 mandati a qualunque livello e poi tornano a casa, che si dimezzano lo stipendio, persone che hanno ottenuto fra i vari emendamenti quello che se una azienda delocalizza e ha preso dei soldi pubblici li deve restituire allo Stato, alla faccia di chi dice che non abbiamo fatto niente. Ecco, se non iniziamo a far capire alle altre persone che invece di stare a casa e dire no, non vado a votare, ci saranno sempre questi soggetti, probabilmente non cambieremo nulla, ma se ci riusciremo, come dice Maglio, uno alla volta, convinciamo una persona, si allargherà sempre di più il consenso e speriamo anche la partecipazione. Ora vi lascio a queste 3 persone che presento: Luigi Sonseri, di Termini Imerese. Vi preghiamo anche di fare passaparola fra le persone che conoscete di questi comuni. Buonasera a tutti, non vi nascondo che sono parecchio emozionato. 3 giorni fa ero fermo a un parteciperò su Facebook al Parlament Tour. Ieri mi hanno detto forse starai con i ragazzi, oggi ho detto parlerai, ho detto mamma mia, poi parlo dopo Riccardo, dopo Alessandro è ancora peggio. Sono venuto qui a raccontarmi della mia città, hanno parlato delle europee, delle nazionali. Io sono Luigi Sonseri e sono il candidato di Termini Imerese, candidato sindaco di Termini Imerese. Molto particolare a Termini. Come ben sapete, la Fiat ha ben deciso di chiudere 2 anni fa lo stabilimento e ci ritroviamo veramente contro una amministrazione che è stata voluta da Miccichè, è stata voluta da Lombardo, è stata voluta da Crocetta, è stata voluta da Lumia, dall'antimafia che nel frattempo era insieme a Miccichè, che nel frattempo era con Lombardo e che adesso è con Crocetta. E ci ritroviamo adesso con una battaglia enorme, ci ritroviamo a dire alla gente: signori, non possiamo continuare con la industrializzazione o reindustrializzazione di una zona che è morta, la dobbiamo stravolgere, la dobbiamo rivoltare come un calzino, dobbiamo trasformarla. Dobbiamo rinascere da ciò che 30-40 anni fa ci hanno distrutto. Hanno distrutto ciò che madre natura ci aveva consegnato. Ci hanno distrutto una spiaggia di 8 chilometri. Ci hanno distrutto la più grande zona museale del Mediterraneo. Ci hanno distrutto la necropoli e ce l'hanno messa dentro dei container. Ci hanno tolto le terme e ci hanno fatto vivere con un'azienda che poi, dopo aver mangiato per decine e decine di anni i soldi pubblici, ha deciso di delocalizzare da altre parti, lasciando per la strada 2.000-3.000 padri di famiglia che in questo momento non sanno cosa fare, non sanno come arrivare a fine mese. E noi adesso ci stiamo mettendo la faccia, lo stiamo facendo con un gruppo di persone. Adesso noi andiamo in giro e la prima cosa che mi dice la gente quando mi incontra: ah, ma sei un picciotto, sei piccolo. Ho detto sì, ho 28 anni, insomma anch'io ho la mia esperienza. Ma a cui apparteni? Bellissima domanda. E lì parte il solito disco: mio padre, mia madre. Ah, bene, bene. E io comincio a dire: ma guardate che non sono solo, c'è un gruppo con me, non dietro di me, con me, un gruppo che da 2-3 anni fa i banchetti tutte le domeniche, un gruppo che raccoglie le idee delle persone, che le realizza, le sviluppa, crea dei progetti, delle progettualità, le presenta, le porta all'amministrazione, le presenta adesso come programma e gli diciamo:
provate a fare questo lancio nel vuoto, lasciatevi andare con noi, perché secondo me Upiciu Teddu insieme a tutti gli altri del gruppo alla fine riuscirà a vincere, e lo farà con il sorriso dell'onestà. Bravo! Bravo! Ringrazio mille tutti per questa opportunità. Adesso ai miei compagni di viaggio, non so, Fabio di Monreale, grazie. Buonasera a tutti, Fabio Costantini, attivista di Monreale. Scusate, ho dimenticato di dire una cosa. Me l'hanno detto, se no mi rimproverano poi. Questa coppolina che abbiamo realizzato con i ragazzi del meetup di Termini serve per autofinanziarci, perché noi non abbiamo, come ben sapete, i soldi per fare dei enormi manifesti. Noi andiamo a incontrare la gente. Allora, per finanziare la saletta dove ci riuniamo, per organizzare i palchetti, abbiamo deciso di realizzare questa splendida coppolina che vendiamo. Adesso ne regalo uno a Alessandro, così magari ci fa un po' di pubblicità, non so. Allora, Fabio Costantini, candidato sindaco Monreale. Mi sono chiesto, venendo qui, cosa potessi raccontare di Monreale? Cosa potessi raccontare di Monreale a una platea eterogenea, molti palermitani e molta gente che viene da fuori. Fondamentalmente vi racconto che la nostra esperienza nasce a Monreale. Il gruppo nasce da una bolletta Tarsu. È arrivata una bolletta Tarsu talmente esosa con un aumento del 135%, che ci siamo incazzati a tal punto che questo sindaco si pentirà di avere fatto un aumento di questo livello. Bravo, abbiamo bravo. Cominciato a riunirci. Abbiamo cominciato a riunirci e abbiamo cominciato a vedere, ma vediamo se in questo comune in realtà questi soldi finiscono da una parte, finiscono dall'altra, da dove li possiamo recuperare, si può riqualificare la spesa. E cominciamo a scoprire che il sindaco aveva rinunciato all'auto comunale per fare un risparmio, allora in campagna, quasi in campagna elettorale, dice: io ci tengo al comune, rinuncio all'auto. Andiamo a scartabellare e ci accorgiamo che l'auto era in leasing, che il comune era in predissesto e che la società finanziaria aveva bocciato la richiesta di un'auto di cilindrata addirittura superiore. Ragazzi, sono notizie che si trovano, dobbiamo semplicemente attivarci, dobbiamo essere propositivi, attivarci, è una cosa che può nascere ovunque. Noi non chiediamo voti, chiediamo semplicemente partecipazione. Vi potrei raccontare tantissime cose. Vi posso raccontare, basta semplicemente partecipando a un consiglio comunale, semplicemente da spettatori, non bisogna essere né un consigliere, ma semplicemente da spettatori, vi accorgete, e vi racconto soltanto questo piccolo passaggio di Monreale, a Monreale abbiamo una maggioranza che non è maggioranza, che non riesce neanche a approvare un bilancio in una seduta dove bastava semplicemente la presenza di 10 consiglieri su 30, 10 presenti, non il voto favorevole di 10, non c'erano neanche quelli. Abbiamo l'opposizione che non si oppone, si accorgono mentre fanno il voto, mentre stanno per votare, si accorgono che il bilancio stava per essere bocciato, sono usciti dall'aula, il PD è uscito dall'aula, non lo voleva bocciare questo bilancio, aveva dichiarato con una maggioranza di centrodestra, aveva dichiarato nelle dichiarazioni di voto, no, non lo vogliamo il bilancio, lo bocciamo, lo stavano bocciando, sono usciti a gambe levate dall'aula. Questa è la politica che ci rovina. E poi quando glielo vai a chiedere dici: ma perché hai fatto così? Perché ti sei mosso così? Senso di responsabilità. Però è proprio questo che vi chiedo, ragazzi. Abbiamo bisogno di quel senso di responsabilità, ma non quello del PD. È il senso di responsabilità di ogni cittadino. Attivatevi, facciamo in modo che il futuro del nostro domani, dei nostri figli, che è un Manlio di Stefano di domani, non sia un ragazzo, un nostro figlio che debba andare fuori per andare a studiare. Non lasciamo, abbiamo ipotecato questo nostro futuro, il futuro dei nostri figli, alla mala politica e al malaffare. Riprendiamoceli, vinceremo! Patrizio 5, io in realtà sono portavoce del meetup di Bagheria, da oggi abbiamo saputo con certezza che il 25 si voterà a Bagheria, quindi ci stiamo preparando alle elezioni in realtà
noi siamo pronti da un bel po' di tempo, da 2 anni lavoriamo sul territorio, abbiamo combattuto contro questa amministrazione, contro tutte le malefatte della politica che gli ultimi 20 anni ci ha lasciato in eredità. Abbiamo ereditato, anzi erediteremo, un comune in dissesto che ha 66 milioni di debiti fuori bilancio, quindi ogni bagherese ha 1.000 euro, scusate, sono 66 mila euro di debiti fuori bilancio, milioni di euro fuori bilancio, ogni bagherese ha 1.000 euro di debiti fuori bilancio. Oltre a questo, Bagheria è nota non per le città delle ville, non come città delle ville, ma come città della mafia. Noi non siamo noti per Tornatore, per Dacia Maraini, ma per Michele Aiello, per Villa Santa Teresa, perché Provenzano stava nascosto a Bagheria, perché la politica a Bagheria ha sempre mantenuto il sistema clientelare e mafioso. Da noi l'UDC ha sempre ha sempre trovato terreno fertile, perché anche i bagheresi, con una cultura che purtroppo dobbiamo accettarlo, in Sicilia c'è una cultura mafiogena, abbiamo accettato che i nostri figli e il futuro nostro e appunto dei nostri figli fosse venduto a coloro che non stanno dando il futuro alla nostra città. Io oggi vi chiedo una cosa, perché ancora Bagheria è un cantiere, stiamo lavorando, stiamo facendo il programma, stiamo cercando persone che ci diano una mano. Io vi chiedo, voglio fare un appello, ognuno di voi sicuramente per motivi di lavoro, per motivi di studio o semplicemente per amicizia conosce un bagherese, voi mi dovete fare un favore, noi stiamo cercando ambasciatori del movimento, ambasciatori del cambiamento, ognuno di voi deve contattare un bagherese e deve dire che a Bagheria c'è la possibilità di buttare fuori dal nostro palazzo comunale coloro che hanno affamato il popolo bagherese. Questo vi chiedo, per favore fate... Che c'è? Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere. Lui lo fa tutti i giorni. Comunque, fate passaparola, vi ringrazio, ci vedremo presto a Bagheria. Allora, domani, naturalmente non ci fermate, il tour proseguirà fino a metà aprile, noi domani alle 16 saremo ad Agrigento in piazza L'Amalfa, alle 19.30 saremo a Enna in piazza Emanuele. Grazie mille a tutti. Beppe è a Catania domani sera con lo spettacolo Te la do io l'Europa. Grazie a tutti, buona serata, ciao. Alla spesa di un'altra cosa.